Spirito Santo. Solo secondo giustizia, e i tuoi poveri secondo il diritto. Il Signore tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostino a lui, lo servono tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo. Ecco, viviamo lo spirito di questa festa secondo anche l'indicazione della lettura, soprattutto la prima lettura, come ho già detto all'inizio, alzati, rivestiti di luce. Poi più avanti dice alza gli occhi intorno e guarda. Perché il problema sono proprio gli occhi, dove guardano. Se guardi intorno, ti accorgi di questa luce. Pace, coraggiosi seminatori di speranza, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Concedi a noi, oh Signore, di non cedere alla rassegnazione e al pessimismo. Donaci fedeltà al nostro compito e pazienza per credere sempre alla forza del bene, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ricordati di chi è ingiustamente colpito e perseguitato. La forza dei giusti ci spinga a svolgere con gioia. Viene dal grembo di una donna, la Vergine. Poi ci sarà lettura di una poesia, di un racconto. Sì, la poesia di Giovanni Castagnoli, che è la maestra all'epoca di Isidoro, nel 1947, ha dato la studiata alla luna di terza di metà. Ok, allora facciamo così. La benedizione del Signore che ci accompagni, dice, vi custodisca nella fede, speranza e carità, e poi disponga opere e giorni nella sua pace. È un bel programma per il nuovo anno. Poi ne approfitto per invitarvi tutti domenica 15 gennaio per queste cose. La prima, Sant'Antonio Abate, il lavoro della terra. Stiamo un po' perdendo questa cosa qua. È l'affetto anche a questo santo, perché si chiedeva di dare una mano anche per gli animali, soprattutto per il maiale, eh? Perché col maiale, non col computer, col maiale si andava avanti tutto l'anno. Avevano, i nostri vecchi avevano questa concretezza, no? Quindi noi festeggeremo Sant'Antonio Abate domenica 15 gennaio alle ore 15. Santa Messa, animata dal coro di Brunelli, poi processione, poi altre bancarelle, altre cose. Chi vorrà potrà poi guardare il quadro, faremo un momento davanti all'opera di Lanfranco, e poi, non ultimo direi, l'abbondante lauto rinfresco, che è sempre molto apprezzato, insieme alla messa che è apprezzata, però anche il rinfresco ha i suoi cultori, diciamo così. Riceviamo la benedizione. Dio che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce mirabile e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Dio vi faccia veri discepoli del Cristo Signore, annunziatori della sua verità, testimoni della sua pace. Amen. Come i santi magi, al termine del vostro cammino, possiate trovare con immensa gioia Cristo, luce dell'eterna gloria. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ci sediamo per ascoltare. Ai morti, ai vivi della prima brigata Iulia, voci del Santa Donna. Perché, nonna, lassù sopra quel monte, che nudo com'è come il monte del Calvario, ogni notte s'accendono per incanto quelle fiamme lucenti come stelle? Sono i morti, risponde a lui la nonna, sono gli eroi del tremendo Santa Donna. Parla piano, piccino, non turbare il momento sacrato a quegli eroi. Senti tutto d'intorno come pace, come sacro l'esilio del silenzio di quest'ora. Sono i morti, sussurra lui la nonna, sono i grandi del monte Santa Donna. Ora ascolta, non senti su quel monte che calvario di sette giovinezze, un bisbiglio, un parlare di voci fioche, che tutto forse piccino tu non puoi capire. Sono i morti, sussurra lui la nonna, sono i santi del monte Santa Donna. O bambino, bambino che alla vita tu dischiudi sereno come fiore, ti sorvenga di noi che l'infinita carità della patria e che l'amore alla terra che ebbe generati ci spinse a innalzare la nostra vita. Era il dì della Santa Epifania e da Borgo suonavano le campane. Di tanto in tanto un fioco pervenia, eco di cari voci a noi lontane, annunciante il trionfo del Messia. Il suono sacro delle pie campane. Un senso d'accorata nostalgia ci prese delle cose a noi più care. Ci pareva di vedere nell'ora pia la Madre nostra innanzi al Sant'Altare, pregare Gesù perché nel gran periglio proteggesse la vita del suo figlio. Ma ad un tratto sentimmo la mitraglia crossiar tremenda con un borbioso turno. Il nemico cercava la battaglia anche nel giorno del santo del perdono. Quel nemico che pur su questa terra portò l'oltraggio dell'infame guerra. È battaglia, noi demo disperata. Eravamo sette, sembravamo cento. Una forza gagliarda e sconfinata ci spinse ad affrontare il gran cimento. Ci sorreggeva il cuore la grande fiamma, il pensiero della casa e della mamma. Tra raffiche di fuoco e di tormento cademmo tutte e sette, ad uno. Ci numerò la morte e la violenta rabbia nemica usò perché per ciascheduno il piombo che per noi fu regalato da un regime violento e depravato. Così morimmo nel momento estremo, pervenne a noi con note già lontane del nostro corpo e più non vedremo l'ultimo tocco delle pie campane. E fu per noi, negli ultimi momenti, l'estremo addio del mondo dei viventi. In questo monte, ormai due volte santo, su questo notte altare insanguinato ogni notte, in quest'ora d'incanto, ci ritestiamo per volontà del fato, arrandati a noi di gloria e di martirio e degli eroi che come noi morirono. Dalla martire strela a grande penna, dalla cisa contesa al Monubiola, dalla chiostra dei monti che d'intorno incoronarono d'ombre il nostro borgo, in quest'ora ormai riveda il giorno, ci perviene il saluto degli eroi che la vita donarono come noi. Ti sorvenga di noi, piccolo amico, ti sorvenga di tutti i tuoi fratelli, che nell'ora tremenda della prova risposero, presente, al gran richiamo. E noi ti seguiremo da vicino, vegliando su di te, sul tuo cammino. Scritta da Giuseppe Castagnoli. Grazie a tutti le associazioni, il sindaco, l'amministrazione, i parrocchiali di Cigatone sempre ospitali e tutti gli altri che hanno voluto essere qui. Ciao.
quelli che parleranno.